prepartita tra Gold Scampia e Pisciaturo FC. Vediamo un po' di riscaldamento della squadra in bianco. Con agli ordini di mestiere salutiamo queste poverine che stanno in panchina. Continua a chiacchierare Emanuele Avessà, stasera stai facendo un monologo. A Maiuca! Stavo aspettando che stai in bagno. A chi? Mario. Io sto dicendo che stai in bagno. Ma chiamata l'ate, aiutato, aiuto, come non porta a me Mario Caleo? Mario! Aio, agitti! Agitti che ci vuoi tu! Quarta giornata della fase a gironi, campionato della Terra, tra dell'edizione interplanetaria dei Tornei Skies, la ventesima dal 2012. Si sfidano Pisciaturo FC e Gold Scampia. Gold Scampia che si schierano in campo in 5 senza cambi. Maese, Aversano, Giobbe e Grasso a protezione della porta di Liguori. Mentre in campo per i Pisciaturi ci sono Arsenti, Savino, Strino, Amato e Antonio Caleò. In panchina c'è Mario Caleò insieme a Mister Strino. Le squadre sono in una situazione di classifica praticamente identiche. Palo di Grasso che sta facendo autorete. Strino destro, calcio d'angolo. Stavo dicendo che le situazioni di classifica di entrambe le squadre sono praticamente identiche, perché i Pisciaturi sono a 4 punti in classifica, mentre i Gold Scampia hanno maturato 3 punti. Amato sbaglia il filtrante per Savino che si stava accentrando. Giobbe, Aversano, palla lunga in avanti a cercare Grasso, però non può arrivarci. Fallo laterale. Amato, Arsenti, Amato avanza, pallone per Savino, prova ad accentrarsi, quindi Amato, Aversano capisce tutto, a vuoto Amato, Caleò, ottima difesa di Antonio Caleò. Ragazzi, a due pizze, tiro respinto di Emanuele Aversano, Antonio Arsenti, Antonio Caleò, Arsenti, Caleò. Studia Caleò, destro per Savino, sbaglia il controllo, Amato rimedia, di nuovo Caleò, bravo Grasso che ferma l'avanzata del geometra dei Pisciaturi. Caleò, Lucio, tutti questi spiccioli dagli al campo, non darli a me, che sennò mi perdo i calcoli. Grazie, grazie. Grazie.
Da Calio ad Assenti. Pressing di Giobbe. Lucio Strino. Maese recupera il possesso del pallone e lascia l'incarico della battuta a Capitana Versano. Liguri. Grasso. Bravo Assenti. Impreparato ma comunque parata efficace. Maese, 4 secondi. Grasso al volo, Amato respinge. Poi Aversano, occhio a Strino, bravo Aversano. C'è il fischio dell'arbitro, primo cambio per i bianchi. Entra Calio ed esce Antonio Calio. No, è uscito Amato. Maese, bravo Strino, occhio a Savino, chiuso il cross di Savino da Giobbe. Si arrabbia tantissimo Giobbe. Calio, Savino di nuovo, pallone in mezzo Liguri, blocca la sfera, rinvio lungo in avanti, di petto Giobbe, addomestica il pallone però Calio che recupera, quindi Lucio Strino, molto bene Maese, il destro, respinge Savino, quindi Calio allontana, occhio qui. Lucio, a che ora vuoi giocare? Alle 9? O 9 o 10? Ci provo, Mario, Lucio, ci provo. Faccio il possibile. Da portiere a portiere. Assenti per Lucio Strino. La giocata di Strino e Savino. Non si fa trovare al centro dell'area. Pallone che si spegne in fallo laterale. Enzu chiama Versano. Pallone per Grasso, bello di testa. Calio di spalla. Avanza Calio, sinistro. Paratona di Liguori. E quindi Savino, il controllo del capitano De Pisciatore. Il sinistro ancora Liguori. In due tempi blocca la sfera. Maerte. Aversano. Pallonetto. Calio mette a terra e addomestica. Evita anche Maese che gli dà un calcio. Calio. Bravo Aversano, Mario Calio, finta di tiro, si allarga Lucio Strino, ancora Mario Calio e sinistro morbido che finisce a lato del portiere Liguri. Liguri allontana il pericolo direttamente dall'altro lato del campo dove c'è Assenti. Ma voi fate il tifo per... Tutte e due per Giobbe. Assenti. Assenti sta al mercato. Calio. Strino. Calio. Savino! Certo, tra Assenti e Giobbe stasera urlano troppo. Male, male. Savino. Abbassa dove? Bravo Lucio Strino che mura questo tentativo in avanti di Giobbe. E quindi palla per Grasso. Calio stoppa. Lucio Strino prova a girarsi. Calio sinistro murato da Liguori. E quindi occhio a Giobbe. Bravo Mario Calio. 2 contro 2, Aversano e Grasso si controllano i due avversari. Calio 1 contro 1, sinistro traversa con l'1-0 Pisciaturi.
Maese, Giobbe, Caleo in anticipo su Maese. Savino, Liguori, poi Maese, sbaglia il passaggio, fallo laterale per i Pisciaturi. Caleo, Mario Caleo, Savino, uno contro uno con l'avversario, Savino, parata di Liguori e poi di testa, Strino, Caleo sul fondo, un altro cambio chiaramente per i bianchi, esce Lucio Strino ed entra Amato. Grasso, Aversano, occhio a Grasso, sinistro, Arsenti respinge. Bello, Arsenti che prima urla e fa il panico e poi predica la calma, è interessante. Savino, combattono Caleo ed Aversano, la meglio ce l'ha il capitano dei Gold Scampia. Grasso, molto bene qui su Mario Caleo. Antonio Caleo. Mario Caleo, uno contro uno, il cross, nessuno che va ad infilare in rete. Non è che si perde sul fondo. O meglio, in fallo laterale. Aversano. In qualche modo per Giobbe, però non può stoppare. Aversano, filtrante a cercare Giobbe. Pallone che si spegne in fallo laterale. Grasso alla battuta del fallo laterale. Maese, buono il movimento. Occhio a Savino. Tunnel a Maese, ancora Savino. Occhio ad Aversano, Maese tocca. Fallo laterale. Grasso appoggia per Giobbe. Maese. Mario Caleo, Antonio Caleo, si va a vedere Mario Caleo, riceve palla, ora il 7, prova il sinistro alto, senza deviazioni, rimessa dal fondo. Un attimo di attenzione vale per tutte e due le squadre, ho notato che non rispettate il metro di distanza, vi ammonisco direttamente, le palle da fermo, vedete a un metro, se chiede distanza aspettate il fisico dell'arbitro che mette a 5 metri. Liguori con le mani per Grasso, l'apertura in avanti, Mario Caleo interviene, Maese, occhio, oh, Giobbe, erroraccio di Giobbe, Mario Caleo, Antonio Arsenti, Antonio Caleo, finta su Maese che però non ha bocca, bravo Antonio Caleo, pallone buono che però scivola in fallo laterale. Maese, Grasso, di nuovo Maese, Aversano, filtrante chiuso da Amato, quindi da Caleo poi Arsenti, Amato, Caleo avanza, palla persa da capitano Aversano, calcio d'angolo. Sono i cambi, esce Antonio Caleo, rientra Lucio Strino. Siamo al quarto d'ora del primo tempo. E cominciano anche i Pisciaturi a blaterare. Grasso. Apre Maese.
quindi Aversano. Grasso. Cambia Enzo. Apertura all'indietro per Maese. Di testa Amato. Grasso. Si gira a destro. Bravo Arsenti. E poi Maese alle stelle. C'era giobbe facile. Arsenti. Caleò si accentra. Avanza Caleò. C'è Savino. Pallone per lui. Sinistro, parata di Liguori. Quando lo sarà? Ciao Simo, grazie a te, ci vediamo giù. A sinistra! Mario Caleò alla battuta di questo fallo laterale, batte veloce per Strino, prova a girarsi, c'è Lucio, c'è Amato, che poi tira su un avversario e guadagna l'angolo. Ancora calcio d'angolo, Amato, Strino non può arrivarci, fallo laterale per i gol di Scampia. 1-0 il punteggio, grazie al gol di Mario Caleò. Attenzione, Aversano, bene, bravo Caleò su Grasso. Liguori, pallone per Emanuele Aversano di nuovo. Pallone in avanti, occhio a Maese, Amato. Attacca centralmente e poi giobbe. Devia in fallo laterale. Amato alla battuta. Liguori, tocca, calcio d'angolo. Strie, Savino. Alto il tiro del capitano. C'è fallo di Amato che viene anche ammonito, calcio di punizione per i gol di Scampia. Siamo al ridosso del 18° del primo tempo, naturalmente. Assenti, Grasso stava infilando il portiere avversario. Arsenti. Bravo Liguori. Buona l'idea però per Strino. Giobbe. Pallone che esce in calcio d'angolo. Giobbe, lacci, Giobbe, lacci. Caleò, intanto è entrato Antonio Caleò al posto di Savino. Caleò tocca per ultimo, fallo laterale battuto, Grasso. Liguori. Pallone in avanti, Giobbe non stoppa. Caleò, Arsenti, Antonio Caleò, Giobbe, bella la manovra dei pisciatori. Da Strino a Caleò, avanzano tutti i pisciatori, Strino. Male male, immagini che parlano da sole. Fallo laterale, Grasso. Aversano, di nuovo Grasso. Fallo laterale per i bianchi. Grasso se la porta fuori. Amato. Ultimo tocco di Caleò.
Ma e se? Bravo a Assen. Mario Calio. Oh, attenzione, male. Ma e se? Bravo Arsenti. Calio sbaglia raramente stavolta, stava sbagliando tanto. Pallone al centro, non c'è nessuno che imbuca. Fallo laterale per i bianchi. Antonio Calio. Calcio lungo in avanti, Strino si fa scavalcare dal pallone e Liguori blocca la sfera. Emanuele Aversano, il destro sul fondo. Mario Calio, Antonio Calio, avanza centralmente il numero 10 e poi Amato non prova il pallone. Aversano. No, esci tu. Giobbe che prova a colpire Savino intanto. Arsenti, bravo Strino, bravo ancora di più Grasso che la mantiene in campo. Occhio a Giobbe, si gira Maese, uno contro uno con Calio, tocco di fino a cercare Giobbe, avanza Maese, Amato, destro, Liguori, spreca tutto Amato. Falli cambiare, vai da Luigi. Mandami un messaggio. Mandami un messaggio. Ci provo, si muove. A me le combinazioni orarie sono sempre complicate. Perché quelli sui orari, quelli sui campi, tutti quanti vogliono giocare in quegli orari. Mandami un messaggio e ci provo. C'è un problema al lavoro. Sembra che devo fare il futuro, è un problema. Tutto... Ragazzi, avete ragione, ci provo, faccio il possibile. Mandami un messaggio su WhatsApp privato e me lo ricordi. Grazie, grazie, grazie a voi. Antonio Calio, sinistro, respinge Maese. Lucio Strino, destro, tiro sbilenco che finisce sul fondo. Siamo a ridosso dell'intervallo. Il punteggio è sempre di 1-0 tra Pisciaturi e Scampia. Bravo Grasso su Strino. Ancora Grasso. Grasso però perde palla. Strino riceve da Calio. Strino male, male questo tiro. Bene Maese su Calio che però rimedia. Uno contro uno. Maese ancora chiuso da Calio. Tiro deviato. Esce Arsenti e blocca. Di testa Liguori, duplice fischio, ci vediamo dopo, grazie. Ricomincia la partita, comincia il secondo tempo con questo tiro deviato da Giobbe dal calcio d'inizio, siamo 1-0 per i Pisciaturi contro Gold Scampia, grazie proprio alla rete di Calio che era in possesso palla, ora la riceve di nuovo da Strino. Calio, murato da Aversano. Si prova per Savino, occhio a Giobbe, al centro Arsenti, parata facile. Mario Calio. Antonio Calio. Mario Calio, tutti schiacciati. I verdi perdono palla ai bianchi. Ora ricominciano con il fallo laterale battuto da Antonio Calio. Quindi Arsenti, Mario Calio, Savino, deviazione di Maese, Lucio Strino, palla al centro, ce n'erano due e mezzo, Liguori blocca fortunatamente.
Savino Antonio Caleò, deviazione di Maese. Savino, il cross al centro, devia di spalla Grasso, quindi Caleò in mezzo a due mantiene il possesso, buono il passaggio per Savino, il de sinistro, il pallone che si spegne in calcio d'angolo. Savino ancora, Liguori respinge. Caleò. Mario Caleò. No, quando non mi... Fallo laterale per i gialli. Male Savino, di Grasso, Caleò, occhio qui a fallo di Antonio Caleò sul Maese, che si arrabbia, calcio di punizione. Emanuele Aversano alla battuta di questo calcio di punizione. Siamo al terzo minuto di gioco del secondo tempo. Naturalmente 1-0 ancora. Bravissimo Antonio Caleò. Savino, lo stop di sinistro, la finta, Savino entra in area, fermato da Grasso. Maese, Aversano. Calcio d'angolo, Grasso, l'ultimo ad aver toccato. Amato. Male Amato, direttamente da Arsenti. Quindi Antonio Caleò. Arsenti, Savino, Arsenti, Caleò, Giobbe. Ancora Lucio Strino. Amato. Chiude però la difesa in giallo che recupera, quindi Maese si
riporta però il pallone fuori, ancora Maese, pallone buono, recupera però Lucio Ostrino, si fa vedere Amato, Lucio Ostrino però fa tutto da solo e perde il pallone. Giobbe, Pisciaturi che giocano con troppa tranquillità, anche cioè, ai limiti proprio della sufficienza. Il punteggio però è di 1-0, non è che, come dire, è largo, che possono permettersi giocate individuali o questo tipo di errore. Ciao! Maese, il cross al centro, Strino di testa che finisce al lato. Tutto a posto. No, ma è tardi. Perché è tardi? È su di 10 mangrici, nessuno ancora è venuto, fa buttare il punto, Paolo. Sta per stare a mandare un messaggio di 10 minuti fa, ci vogliono 20 minuti per arrivare, quindi sta a momento di arrivare pure lui. Paolo, Fabrizio. Paolo e Fabrizio, Fabrizio venne sempre tutto. Fabrizio venne tutto, Paolo, Paolo e Paolo. Paolo e Paolo. E Penna? No, vediamo. Senti, fa una cortesia. L'hai sentito l'audio alla fine? Sì, ma mi sono già dimenticato il contenuto. Allora... fatemi bonifici delle mani. Ok, quel bravo. Proponilo anche ad Andrea. Tu la maglia da portiere l'hai ordinata? No, perché sarà okay. Pure te, perché dovevamo prenderla insieme, non lo so. No, prendila tu per fatti tu. Okay. Io la tengo già. Poi tengo talmente tanti che li maglie. Pure gol! 2-0, hanno raddoppiato i Pisciaturi intanto, Mario Caleo. Comunque dici, capì? 30 euro, fare direttamente il boni. No, è meglio, okay. Perché sennò mi confondo tra quote campo, quote okay, magliette. Perché se tu ti prendi quella da portiere, gliela possono dare ad Andrea, che è L. Okay. Se Andrea vuole M, ci sta pure M, che Daniel non c'è. Vabbè. Glielo dico pure a lui, glielo provo. Liguria e Versano scambiano la sfera, buona la giocata su Savino, occhio a Strino, avanza Strino, il destro sul fondo. Bello il tentativo dalla distanza di Mario Caleo, murato però da un difensore avversario. E quindi Amato lascia Savino, Mario Caleo esce Liguri con un pugno, poi Maese spazza via. Darsenti a Mario Caleo, 2-0 il punteggio, siamo al decimo del secondo tempo, ruba palla, Giobbe, c'è Maese, Caleo fa buona difesa e devia in fallo laterale. Giobbe, attenzione, Darsenti l'ha toccata, calcio d'angolo. Bravo, un tiro più facile. Bravissimo Grasso, destro, bella parata di Darsenti, calcio d'angolo, ancora Darsenti che allontana, c'è Liguri di testa, fallo laterale, bravo Amato, Lucio Ostrino il palleggio, poi perde palla. A Paramma a Cinghenussa, sì. Sicuramente già di là no. Vatta a pigliare il chiavro spogliato.
Amato, tiro impreciso. Grasso. Fallo laterale per i gialli. Bravo Mario Caliò. Avanza, brutta bestemmia questa. Ottima Savino. Maese. Giusto. Calio. Grasso. Chiude Savino. Si possono giocare al centrale. E vediamo quello che si libera prima come sempre. Chi sei? Ah! Spogliatoio 5. Calio. Avanza ancora Calio. Occhio al 3 contro 1. Passaggio per Amato. Bravissimo Liguri. Palla contesa in area di rigore. Fallo laterale. Savino ancora, Liguri che respinge. Calcio d'angolo. Amato sfiora per Savino, Liguri allontana. C'è il fondo però, Savino si è portato il pallone fuori, dice l'arbitro. Siamo al quarto d'ora del secondo tempo, punteggio di 2-0 per i Pisciaturi grazie alla doppietta di Mario Caliò contro i gol scampiati di Emanuele Aversano, chiuso ora da Amato e Mario Caliò. Pallone per Antonio Caliò. La finta su Maese, trova il filtrante chiuso da due. Avevi chiuso il capitano avversario. Amato, bravo Maese a controllare questo pallone. Ancora Giobbe che però guadagna un tocco di mani. No, era Amato che aveva toccato con le mani. Sbaglia il passaggio Giobbe, quindi Antonio Caliò. La finta su Aversano. Savino in faccia al portiere. Strino. Savino chiuso da Liguori e poi Caliò di destro, tiro murato. Ragazzi, grande difesa dei gol scampia qui. Ok, diciamo attacco non proprio diciamo efficace quello dei Pisciaturi. Mario Caliò. All'indietro Antonio Caliò. Savino, braccio largo, l'arbitro dice di no, ancora Savino.
Bravo Liguori qui sul tiro alla distanza di Caliò. Ma dove stai? Ah? Ma tu dai jugare stasera? Dove stai? Paolo, Paolo, io aiutare. Stiamo aspettando tu quando? Sì. Paolo, ma vera fai? Vabbè, non dare. Ciao, ciao. Strino, occhio, c'è Savino, Strino, palo! Ma giù, solo voi, solo voi! Pallone in fallo laterale. O tuo pallo! Pure Nareo! Marca dure, va giù! Bravo Mario Caleo, bravo! Poi Giobbe che devia il pallone definitivamente poi in fallo laterale. Bravissimo Maese! Però che ne sta innanzavo? Solo! Cioè, chiama te! Come fate la partita là? Ah, Strino al lato di poco! Signori, giochiamo per 3 minuti ancora! 3 minuti per le speranze di rimonta della squadra di Aversano! Caliò, bella parata di Liguori. Oh, attenzione! Bravo Arsenti! Quindi Savino! Caleo tocca! Ancora Mario Caliò, bravissimo Liguori. Che si arrabbia così tanto Liguori? Mario Caliò, Savino, il controllo, la finta. Esce Liguori e Savino non trova l'appuntamento col pallone neanche stavolta. Non è possibile. Quante occasioni avrà avuto Savino stasera? Lucio Strino, di nuovo Savino, serie di finte. Antonio Caleò recupera Maese, fallo laterale per i pisciaturi.
Bravissimo Liguri, ragazzi, stasera Liguri veramente sta giocando alla grande, triplice fischio. Andiamo dalla coppia Caleo Arsenti per un'intervista finale. Quanto avete sprecato stasera? Troppi gol. Cioè, veramente? I tornei così non andiamo avanti. Che una cosa che loro hanno qualche gol in più, ma abbiamo sbagliato troppi gol, abbiamo sbagliato. Cosa c'è da migliorare? Perché c'è? Avete giocato con molta, molta sufficienza. Abbiamo giocato perché ci sono due giocatori di qualità, innanzitutto. E avanti siamo stati fortunati. Che sei stato? Sfortunati? Noi fortunati. Ah, voi fortunati. Ok. Ringraziamo Antonio Arsenti e ci vediamo settimana prossima.